Ciao a tutti ragazzi, oggi andremo a preparare una torta che può sembrare in un primo momento difficilissima, ma vedremo un modo per farla in una maniera davvero rapida. Vi basteranno davvero pochi passaggi, la preparazione delle creme di base e otterrete una torta fantastica e buonissima. Quindi, come sempre, lasciate un mi piace al video, iscrivetevi al canale e condividetelo con i vostri amici. Detto questo, andiamo a preparare la torta mille foglie. Sigla. Iniziamo subito dalla preparazione della crema pasticcera. Ho già realizzato questo video sul mio canale, quindi trovate tutto nel dettaglio. Io vi illustrerò man mano gli ingredienti ugualmente, quindi seguitemi nella preparazione. Per la preparazione della crema ci occorreranno 300 g di tuorli d'uova, 750 ml di latte, 75 g di maizena, 200 g di zucchero, mezzo baccello di vaniglia e la scorza di un limone non trattato. In un pentolino ci andiamo a versare il nostro latte, andiamo a recuperare la buccia facendo attenzione a non prendere la parte bianca ma solo la parte gialla dal nostro limone e la versiamo all'interno. E poi prendiamo una mezza bacca di vaniglia e dopo averla divisa a metà andiamo a recuperare i semini interni che sono poi la parte più aromatica e visto che questa volta metteremo il latte sul fuoco, quindi faremo un'infusione, andiamo a mettere anche il baccello perché darà ancora più aroma alla nostra crema. Accendiamo la fiamma al di sotto il nostro fornello e facciamo prendere calore al nostro latte. Nel frattempo continuiamo con la preparazione della nostra base e andiamo ad inserire all'interno dei nostri tuorli tutto quanto lo zucchero e tutta quanta la maizena. Iniziamo a lavorare con le fruste molto molto delicatamente all'inizio, altrimenti rischiate che la maizena fuoriesca dalla vostra ciotola. Una volta che questa sarà stata incorporata, iniziamo a girare in maniera più energica fino a quando non si sarà incorporato lo zucchero, la maizena e le uova, formando una prima base di crema. Una volta che il latte ha raggiunto il punto di ebollizione, lo andiamo ad aggiungere all'interno delle nostre uova e utilizziamo un colino per recuperare sia le bucce sia i baccelli di vaniglia. Diamo un'ultima mescolata per far amalgamare bene il latte alla crema con le uova, zucchero e maizena. Rimettiamo tutto il composto all'interno di un pentolino e riportiamo sul fuoco, continuando a mescolare fino a quando non raggiungerà nuovamente quasi il punto di ebollizione e quindi la crema si inizierà a formare. Non appena vi rendete conto che la crema inizia a diventare più solida, spegnete subito la fiamma, togliete il pentolino dal fuoco e versate tutto quanto il composto in una ciotola. Il consiglio che voglio darvi, utilizzate una ciotola che sia fredda, meglio se la mettete all'interno del freezer per circa 10 minuti, in modo che diventa davvero fredda, e versate la crema all'interno, in modo che la temperatura vada subito a calare. Dopodiché la andiamo a ricoprire con carta pellicola, la facciamo aderire alla superficie della crema, in modo che non si vada a formare quella fastidiosa pellicina, e la mettiamo all'interno del frigo. La crema, se preferite, vi consiglio di prepararla la sera prima per il giorno dopo, in modo che ha il tempo di riposare. Comunque deve riposare almeno 30 minuti, un'ora all'interno del frigo. Ora ci dedichiamo alla preparazione della pasta sfoglia. In questo caso sto utilizzando una pasta sfoglia già pronta perché sto realizzando una torta rapida e veloce, perché la pasta sfoglia richiede comunque una lavorazione lunga e del tempo di preparazione. Se volete però ho portato già qui sul mio canale i cornetti dove faccio vedere come si realizza la pasta sfoglia, quindi se qualcuno di voi vuole prepararla a casa può seguire tranquillamente quella ricetta. Altrimenti comprate come me i rotoli già pronti, come vedete sono già avvolti nella carta forno, quindi li andate ad aprire, nel mio caso hanno una forma quadrata, li stendete per bene e visto che ho deciso di dare una forma circolare alla mia torta, vado ad utilizzare un coperchio per tagliare gli eccessi di pasta e ottenere il mio disco di pasta sfoglia. Andate ad eliminare tutti quanti gli eccessi di pasta, se volete non buttateli perché con questi potete realizzare anche dei piccoli rusticini con gli ustel o come preferite, quindi saranno sempre buoni da utilizzare. Dopodiché prendiamo la nostra carta forno, la disponiamo su una teglia e andiamo a realizzare con una forchetta tanti fori lungo tutta la superficie della vostra pasta. In questo modo eviterete che poi questa si vada a gonfiare in fase di cottura.
Ultimo passaggio che facciamo è quello di andare a spolverare un pochino di zucchero a velo sempre sulla superficie, in modo che durante la cottura questo si vada a caramellizzare e otterrete una pasta sfoglia di colore ambrato. Andiamo ad infornare a 200 gradi per circa 15 minuti, comunque vi regolate, questo dipenderà anche un pochino dal vostro forno. Nel frattempo vi dedicate alla preparazione che abbiamo appena fatto anche per gli altri due rotoli di pasta sfoglia, perché ne utilizzeremo tre, faremo tre strati. Una cosa importante, mi raccomando, cuocete separatamente la pasta sfoglia e non fatela insieme, in modo che la cottura sarà uniforme su tutti e tre. Dopo 15 minuti un altro rotolo è pronto per essere infornato ed ecco qui il risultato del primo rotolo dopo i 15 minuti di cottura. Come vedete ha un bellissimo colore ambrato, per il momento lo tengo da parte e continuo con la preparazione. Una volta cotte tutte le sfoglie, ora andiamo a preparare la panna. Ci occorrerà 1 litro di panna liquida non zuccherata e 100 g di zucchero. In una ciotola molto molto fredda, io l'ho inserita nel freezer per 10 minuti, andiamo ad inserire tutta quanta la panna e tutto quanto lo zucchero. Con un frullino iniziamo a lavorare la panna, iniziate da una velocità bassa, altrimenti fate come me che sto sporcando tutta quanta la cucina, poi man mano aumentate fino a quando non ottenete la consistenza giusta. Mi raccomando, non montate eccessivamente la panna. Andiamo a recuperare la crema pasticcera dal frigo che ha avuto il tempo di riposare e la dividiamo in due parti. Ci versiamo all'interno un paio di cucchiai di panna montata e iniziamo a lavorarla anche questa con il frullino. Ripetiamo l'operazione anche per l'altra parte di crema pasticcera, quindi inseriamo sempre 2 cucchiai di panna e lavoriamo. Una volta fatta questa operazione, quindi la crema pasticcera si sarà nuovamente ammorbidita, andiamo ad inserire in una ciotola altri 2-3 cucchiai di panna e andate a mescolare dal basso verso l'alto in modo che la panna venga incorporata senza che però si vada a smontare. Ripetete la stessa operazione anche per l'altra ciotola, solo che una di queste la andremo a sporcare leggermente con un pochino di cacao in polvere amaro, sia per far cambiare la colorazione alla crema, sia per far cambiare anche un pochino l'aroma. Ultima operazione che dobbiamo fare all'interno delle due creme, che sono poi delle creme diplomatiche che abbiamo appena ottenuto, una al cacao, una classica, andiamo ad inserire in quella classica delle gocce di cioccolato, mentre in quella al cacao andiamo ad inserire della granella di nocciola. Mescoliamo nuovamente bene per far amalgamare le gocce all'interno ed ora non ci resta che assemblare la nostra torta. Disponiamo un disco della nostra sfoglia su un vassoio dove poi la torta verrà servita, quindi sarà già pronta per essere servita, e con un sac à poche oppure con l'utilizzo di un cucchiaio, io in questa fase ho sbagliato perché inserendo le gocce di cioccolato all'interno avevo un sac à poche con un beccuccio abbastanza stretto e quindi le gocce di cioccolato mi ostacolavano la fuoriuscita della crema, però non vi preoccupate perché comunque la crema deve essere inserita all'interno e poi verrà coperta con un altro disco, quindi io vado a versare la crema con la sac à poche, ma vi ripeto, potete utilizzare tranquillamente un cucchiaio e spalmarla tranquillamente. Una volta distribuito il primo strato di crema diplomatica classica con le gocce di cioccolata, andiamo a disporre al di sopra un altro disco e ripetiamo la stessa operazione, disponendo però questa volta la crema diplomatica al cioccolato. Distribuita la quantità giusta di crema anche su quest'altra sfoglia, andate a chiudere nuovamente e andate a completare l'ultimo strato con delle decorazioni a piacere. Io ho decorato facendo dei ciuffetti a forma di circonferenza su tutta quanta la superficie, alternando sia la crema diplomatica classica sia quella al cioccolato. Ultima operazione che facciamo, andiamo a versare al di sopra un pochino di gocce di cioccolato e un pochino di granella di nocciola. Ragazzi, questo è il risultato che abbiamo ottenuto, una torta fantastica, una torta buonissima e una torta facile da preparare. Vi consiglio di provarla a casa e vi consiglio di provare questa versione rapida in modo che anche voi e nei momenti in cui vi sale la golosità potete provare una torta secondo me fantastica. Questa era la ricetta di oggi, come sempre iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace al video e con voi ci rivediamo settimana prossima con la prossima ricetta. Ciao a tutti!